Allora, buongiorno Carlo, finalista della nona edizione del premio letterario Caccuri dedicato alla saggistica, finalista con il libro Atlantide, Viaggio alla ricerca della bellezza, scritto insieme al suo padre Renzo Piano. E buongiorno, intanto. Buongiorno a voi. La prima cosa che le chiedo intanto è cosa si prova ad essere in finale del più importante premio letterario dedicato alla saggistica in compagnia di insomma, grandi personaggi come Veltroni, Friedman, Bianca Berlinguer. Insomma, è sorpreso, è contento? Sì, si prova una grande sorpresa perché io devo essere sincero, questo libro l'ho scritto per me e quindi non mi aspettavo di trovarmi qui. L'ho scritto perché all'età di 55 anni e all'età di più di 80 anni di mio padre, ho pensato che fosse il momento di fare un viaggio assieme e di fare un po' un resoconto delle nostre vite. Ecco, e il libro quindi è nato un po' appunto in questo modo ed è un viaggio alla ricerca della bellezza, è qualcosa che oggi guardandoci intorno sembra quasi difficile scorgere in questa Italia un po' incattivita. Io sono sincero, questo viaggio nasce da un mio sentimento di vendetta, perché mio padre, quando noi eravamo bambini, ci portava tutte le estati in barca, che è bellissimo, però si stava un mese senza toccare terra, senza toccare un porto. E io ho avuto l'occasione invece di deportarlo io su una nave, di deportarlo e di poterlo interrogare, di poter frugare anche nei suoi cassetti, perché da una barca non si può scappare. Ecco, se poi uno ha 80 anni è molto difficile scappare a nuoto, no? C'erano le imbarcazioni antiche, si chiamavano galere, c'era un motivo per cui si chiamavano galere. E quindi ho potuto interrogarlo. Ecco, vorrei anche aggiungere la barca in una certa maniera un confessionale, no? In barca si alza lo sguardo e si abbassa la voce. Si dicono cose che sulla terraferma non si direbbero. Ecco, lui c'è stato il modo anche per lui di confessare i rimpianti, di confessare quelli che sono stati degli errori nella sua carriera, perché ha fatto tante cose belle, ma come tutti noi abbiamo sbagliato, degli errori li abbiamo fatti. Solo uno stupido può pensare di aver fatto tutto giusto, no? E Certo. lei citava Atlantide, no? Atlantide che cos'è? Atlantide, proprio in questo senso, è la ricerca di una perfezione irraggiungibile. E nel caso di un architetto è ancora più importante perché Atlantide rappresenta la città perfetta, quella che mio padre ha cercato di costruire dagli Stati Uniti al Giappone, alla Nuova California. Però ci si può avvicinare alla bellezza, alla perfezione, ma non si riesce mai ad agguantarla, ecco, se no non sarebbe più la perfezione. Certo, ma oggi, come le dicevo, viviamo un po' in un'Italia incattivita e impaurita. Adesso nessuno ha la bacchetta magica, però secondo lei dov'è un po' che bisogna concentrare le forze per ritrovare il bello? Ma per ritrovare il bello, cioè la bellezza, secondo me, bisogna concentrare le forze su un significato che è il significato greco della bellezza, della kalokagazia, no? Quindi una bellezza che non può essere disgiunta dalla bontà, una bellezza che non può essere una bellezza solo estetica, no? Anche in italiano, diciamo, quando diciamo è una bella persona, cosa significa? Che non è soltanto una bella persona fisicamente, ma che c'è una bellezza che è anche bontà, che è anche utilitas. Ecco, io penso che la bellezza in questo senso sia più raggiungibile rispetto alla bellezza assoluta di cui parlavamo prima, che è come l'uccello del paradiso, insomma, che riesci a toccarne le piume, ma poi ti sfugge per forza. Ecco, io penso che sia questa la formula della bellezza, no? Come dice Dostoevsky, la bellezza può salvare il mondo, ecco, lo può salvare magari una persona alla volta, ma questo tipo di bellezza credo che possa salvare il mondo. E le volevo chiedere, durante le presentazioni che avete fatto in Italia c'è stato un grande seguito, tant'è vero che il libro è stato uno dei più venduti quest'anno,
anche nonostante, diciamo, il lockdown e la chiusura delle librerie. E quali sensazioni ha avuto poi l'incontro con i lettori che amano la saggistica? Perché spesso, diciamo, si parla soprattutto di letteratura, ma questo libro in realtà, come diceva lei, essendo anche una confessione tra padre e un figlio, integra un po' due generi, si può leggere come saggio, ma si può leggere anche in un altro modo. Sì, io questo è un racconto, di un viaggio, quindi non è solo un saggio. Poi, guardi, io sono giornalista, sinceramente, non è che sono un professore di estetica che posso scrivere un saggio sulla bellezza, ecco. Quindi ho cercato, insomma, in questa maniera qui, di rendere in qualche maniera piacevole, ecco, la lettura anche di questi concetti. Mio padre ha molto da raccontare perché ha avuto la fortuna, come architetto, anche di interpretare nel costruire dei cambiamenti storici, no? Perché penso al Bobourg, dove tutto è iniziato. Alla fine lì era la rivoluzione studentesca, no? Era il movimento studentesco, la cultura che non poteva essere più appalto di un'elite, e i musei non potevano essere appalto di un'elite. Un altro cambiamento storico che ha vissuto è stato a Potsdamer Platz, la ricostruzione dopo la caduta del muro di Berlino. Un altro cambiamento storico presente è stato il Museo delle Scienze di San Francisco, perché era il momento, è un museo a emissioni zero, no? Che non ha bisogno dell'aria condizionata, che come lei mi insegna, in America convincerli a non usare l'aria condizionata è un'impresa, no? E quindi lì invece nasceva questa consapevolezza che non possiamo più sfruttare il pianeta, ecco, perché il pianeta ha delle risorse limitate, ed è effettivamente una consapevolezza che negli ultimi mesi abbiamo visto prendere piede anche con Greta Thunberg, ecco, con queste cose. Quindi un architetto, diciamo che non cambia il mondo, però si trova in una certa maniera a interpretarne il cambiamento, a dare forma costruita al cambiamento. Ecco, io questo ho voluto raccontare in questo saggio, un'avventura che dura dagli anni 60 ad oggi, e speriamo duri ancora. Oh, le chiedo un'ultima cosa, l'Accademia del Premio Caccuri, ricordiamo, il premio sarà in presenza, quindi c'è uno sforzo per essere presenti in questo momento in cui appunto è tutto via Skype, è tutto digitale, e ha dichiarato che questa edizione, insomma, rappresenta un po' una sfida di resistenza culturale di fronte alle avversità. Possiamo dire che il suo libro scritto da lei e suo padre è un po' una cartina, ecco, per affrontare anche il futuro di fronte all'avversità che abbiamo oggi, per non, una bussola per ricordarsi dove bisogna andare? Beh, sì, lei mi fa troppi complimenti, io non le darei tanto, però sicuramente tenere presente quella che è la ricerca della bellezza dà una bussola su dove dobbiamo andare. E è quello che ha deciso l'organizzazione del premio Caccuri, è un grande gesto di coraggio. Credo che in questo libro si possa trovare una bussola non solo per gli architetti, ecco, ma un po' per tutti noi, perché alla fine vede, il costruire in qualche maniera è un gesto positivo, al contrario di distruggere. Il costruire è sempre un gesto di pace. Ora, guardi, se uno frequenta i cantieri, i cantieri proprio si basano sulla collaborazione. Cioè, nei cantieri, a Potsdamer Platz c'erano 5.000 operai di 25 nazionalità diverse a lavorare, e anche se non tutti parlavano il tedesco ci si riesce a capire lo stesso, no? È una forma di collaborazione. E aggiungo ancora che è molto bello che a Potsdamer Platz, che è stato l'epicentro della follia, è stato l'epicentro dove veramente è esplosa la follia nazista, la follia razzista anche da un certo punto di vista, sia stato ricostruito da una società multietnica. Ma lo stesso vale per il ponte di Genova, lo stesso vale per lo Sharp. Ecco, credo che in questo senso dia delle indicazioni il libro.